Il marchio Borbonese che appunto prossimo anno compirà 100 anni e è appunto un marchio che è storico per quello che riguarda la presenza del disegno che contraddistingue i nostri prodotti, quella cosiddetta la stampa occhio di pernice, che è un po' il simbolo del nostro brand. E naturalmente se parlando di moda sappiamo esattamente che si parla di un settore con una fortissima tecnica artigianale, per cui c'è da abbinare comunque lo sforzo comunque della gestione manageriale, ma da abbinarlo appunto a competenze fortemente artigianali per poter dare vita a un prodotto molto curato in tutti i suoi particolari e nella sua qualità. Produciamo articoli di pelletteria, abbigliamento, calzature e accessori che distribuiamo, diciamo, in modalità multicanale, quindi sia verso 350 selezionati negozi multimarca e sia su una ventina di punti vendita monomarca, diciamo di proprietà e affiliati, dislocati principalmente in Italia. Aggiungo che anche Borbonese nel 2010 farà decollare il proprio sito di e-commerce in modalità B2C, per cui potremo dare anche noi l'opportunità ai nostri consumatori, diciamo, di acquistare i prodotti anche con tale modalità. Ecco. Dunque, l'adozione delle tecnologie, è chiaro che diciamo, abbiamo già detto cose abbastanza ovvie e scontate, quindi quanto le tecnologie dell'ICT siano un elemento diciamo, di governo e di gestione dei processi. Nel 2007 la nostra società si è trovata di fronte a dei cambiamenti forti dal punto di vista proprio anche di modello aziendale, e quindi si è posto anche l'obiettivo di fare un piano industriale pluriennale nel quale sono state, diciamo così, posizionate tutta una serie di iniziative e di attività nei vari settori aziendali a 360 gradi, tra cui anche in quello dell'ICT. E quindi abbiamo fatto un lavoro di team piuttosto, diciamo, corposo, piuttosto intenso in un periodo di tempo in cui abbiamo delineato tutta una serie di interventi, di strategie per quanto riguarda l'azienda in generale, ma anche all'interno appunto dell'IT per quello che riguarda quelli che erano i necessari adeguamenti da apportare in un sistema, in un momento, diciamo, in cui il business nella sua dinamicità ci portava a ragionare su nuovi scenari. Qui ho sintetizzato che cosa è stato fatto, diciamo, per punti principali. Abbiamo appunto, dopo una serie di riflessioni, abbiamo deciso di continuare, diciamo, di andare avanti in continuità su quello che era il nostro ERP gestionale già adottato da parecchi anni, però appunto evolvendolo e implementandolo opportunamente, soprattutto per quello che riguardava i processi produttivi, che erano quelli che vedevamo un pochino più diciamo da adeguare rispetto ai cambiamenti e ai nuovi scenari. Abbiamo appunto pensato di introdurre un'applicazione CRM, parliamo di un'applicazione, diciamo, di tipo business to business, per cui diciamo dall'azienda verso quelli che sono i nostri clienti che ho descritto prima come parco, quindi per agevolare tutta la parte commerciale, vendite e post vendita nella relazione con la clientela, introducendo anche all'interno di questa applicazione proprio un sistema di budget delle vendite da consolidare e da articolare su diversi livelli di profondità.
Ci siamo appunto occupati anche di aspetti importanti a cui noi teniamo particolarmente in termini di servizio alla clientela nella parte, diciamo, del post vendita, per cui tutta la gestione del flusso di ritorno della merce per motivazioni di tipo resi o sostituzioni o cambi di merce, e per tutta una gestione delle riparazioni che noi da sempre continuiamo a offrire come servizio al, in questo caso anche al consumatore finale che tramite il trade ci, diciamo, ci richiede l'intervento anche su prodotti, devo dire piacevolmente, a volte anche molto datati, ma che sono diventati ormai quasi un oggetto a cui c'è un forte legame anche forse affettivo in certe occasioni, per cui a distanza anche di molti anni ci viene chiesto di risistemare o riparare così l'oggetto, cosa che noi facciamo appunto come servizio alla clientela. Infine, tra questi cambiamenti abbiamo deciso di introdurre un portale aziendale di tipo collaborativo, sia rivolto all'interno dell'azienda ma anche a soggetti esterni quali fornitori, licenziatari, distributori, tramite il quale veicoliamo tutta una serie di informazioni, anche, diciamo, con aggiornamenti molto frequenti, in alcuni casi aggiornamenti quotidiani, per esempio per ciò che riguarda tutta la parte di rassegna stampa dei media dove si parla di noi. Che cosa è stato fatto nello specifico sulla parte dell'IRP? In particolare abbiamo visto, abbiamo riscontrato appunto da parte del fornitore anche che nel frattempo aveva fatto scelte anche strategiche e commerciali diverse a seguito di un loro nuovo riassetto aziendale, quindi abbiamo verificato la disponibilità di una nuova versione dell'IRP che già noi utilizzavamo, con una forte componente nuova per quello che riguarda una interfaccia completamente grafica e di facile accessibilità, e qui mi soffermo per dire l'abbiamo messo come uno dei punti importanti, perché abbiamo visto che, visto che negli ultimi anni abbiamo assistito a un elevato turnover al nostro interno anche dal punto di vista del personale operativo, abbiamo notato quanto una interfaccia cosiddetta facile e di facile accessibilità riduca drasticamente i tempi di addestramento e i tempi per diventare operative on the road proprio da parte anche, diciamo così, delle nuove leve, no? Dei nuovi ingressi, dove in un rinnovamento, diciamo, generazionale inevitabile in un turnover come in questi casi, ci troviamo sempre più di fronte a persone giovani già abituate a utilizzare diciamo un PC e che trovano normale utilizzare un'interfaccia grafica di tipo web, dove di fatto è già inserito tutto ciò che io devo fare, posso fare, non posso fare in modo chiaro e inequivocabile.